Beer Dynamica ISE 2020 focalizza tutta l'attenzione di un intero stand su Beer Dynamic Unite. Unite è, come abbiamo già presentato l'anno scorso, un prodotto che ci sta dando molte soddisfazioni. È fondamentalmente un tour guide, traduzione simultanea ed intercom in DECT. Permette di evitare tutto quello che è l'infrastruttura necessaria a far andare sistemi di questo tipo in infrarosso, mantenendo comunque la criptazione del segnale che è peculiare dell'infrarosso. Il sistema è molto buono, abbiamo già cominciato a lavorare moltissimo a livello rental, stiamo costruendo una rete di rental Italia per mandare avanti il prodotto, per avere una base magazzino che anche come ADEO comunque garantiamo per avere degli upgrade di sistema per lavori impegnativi qualora il service non intendesse attrezzarsi da subito con un elevato numero di ricevitori. Diciamo che quest'anno ISE Beer finalmente presenta una line up completa e c'è piena disponibilità di quello che l'anno scorso purtroppo non era presente, vale a dire Beer Dynamic Unite TH, che è il trasmettitore handset. Abbiamo finalmente operativo Beer Dynamic Unite AP4, che è l'access point che permette la trasmissione di 4 canali in DECT partendo da 4 ingressi analogici oppure passando via Dante. Finalmente abbiamo appunto esposto il prodotto che è funzionante anche in modalità broadcast e bidirezionale. La novità di quest'anno, studiata per chi fa intercom, è che si può finalmente avere delle unità di ricarica dedicate per i 3 trasmettitori per fare intercom, vale a dire 2 cockpit che permettono la ricarica di 4 trasmettitori oppure 8 trasmettitori, sia nella versione pura ricarica che nella versione che permette anche l'upgrade firmware del sistema. Questo è probabilmente il prodotto nel quale come ADEO, come Beer Dynamic, crediamo di più per il 2020. Abbiamo molto da seminare, specialmente a livello rental, vogliamo creare una rete sia di installatori che di rental che utilizza il prodotto, come abbiamo fatto in passato col sistema Synexis che è in UHF. Come purtroppo si sa, la banda UHF dedicata al tour guiding, che è l'863-865, è destinata a scomparire con le nuove normative e i nuovi movimenti che ci sono sulla radiofrequenza. Aspettiamo sia per una serie di eventi che per una serie di demo i rental degli installatori, perché non vediamo veramente l'ora di fare vedere il sistema al pieno del suo potenziale.